personale di essere eletto come indicazione di maggioranza all'unanimità anche dalle stesse minoranze. Mi sarei aspettato che stasera ci fosse stato invece l'inverso, perché avremmo dato un segnale politico unanime alla città. Un segnale politico che va verso, ripeto ancora una volta, quel cambiamento culturale anche di esercitare la politica. Noi ci potremo dividere anche su dibattiti di politica, ma ove sarà possibile, per quando sarà possibile, sono sicuro che il suo lavoro, Presidente, sarà in questa direzione. Sui fatti dell'amministrazione, sui fatti dell'interesse della città, le divisioni meno saranno e meglio sarà per la città stessa. Ecco perché quando insieme al Sindaco abbiamo condiviso l'idea di portare avanti questa scelta diversa dal solito canone, l'abbiamo fatto anche con questo spirito, perché sappiamo che è un momento particolare, ma non è un momento soltanto, è un periodo particolare che vive la nostra città insieme a tante, a tutte le città, a tutto il paese. Quindi il lavoro da fare è tanto, bisognerà farlo con molta serietà. Poi sulla politica e per la politica ci potremo anche trovare di nuovo divisi, ma come lei ha detto, Presidente, sarà opportuno per il futuro che le divisioni non siano, le contrapposizioni più che le divisioni, non siano più sulle persone che rappresentano comunque o la politica o le istituzioni, come purtroppo è stato fatto in maniera cruenta in questo recente passato di questa nostra città. Allora io, nel rinnovare gli auguri di buon lavoro, può star tranquillo che troverà questa nostra maggioranza pronta a collaborare, a lavorare sempre in questa stessa direzione, per l'interesse della nostra città. Grazie. Ah, Presidente, mi scusi, avevo dimenticato, perché ho chiesto la parola anche per questo. Una mozione d'ordine di anticipazione del punto 15 e contemporaneamente una richiesta a fine del punto stesso di aggiornamento di questi nostri lavori. Grazie. Parola al consigliere Parisi. Signor Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri comunali, vi porgo un ringraziamento da parte mia perché per avermi onorato di far parte a questo ufficio di presidenza. Quindi un ringraziamento.